Ragazzi, vi ricordiamo che tutte le settimane siamo in live su Twitch con un sacco di belle cose, quindi che fate? Devo perdere in tazzardà. Dai, vi lasciamo il link in descrizione, cliccate e ci vediamo in live su Twitch. Tu trovaci sul canale, va bene, ok, moriremo ma mai di fame, no. Uno è quel tipo pelato e l'altro con il cappellino, ma i nomi non li so. Il mio socio è qua con me, attiva la campanella come Taco Bell. Ho appena finito un Whopper e ora vado al Mac. Uno, due, oh, chiamami dopo che sono impegnato perché è uscito il video nuovo. Dio Kiro e doppia D, amici ma soprattutto amiche, tu chiamami dopo che sono impegnato perché è uscito il video nuovo. Dio Kiro e doppia D, amici ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Oh! Oh! Buonasera e simi e teste di cazzo. Non è letterale, non si può dire, è fascia protetta. Buonasera carissimi. Carissime persone per bene, persone a modo. Intanto Lava si è sabato con Prime per il secondo mese di seguito, grazie Paolo. Paolo. Quello che ama Jar Jar Binks. Ragazzi, che cosa facciamo oggi? Non solo facciamo il double down, sì, ma vi spieghiamo anche come fare il double down. No, la preparazione delle spezie. Esatto, di KFC, come fare la sua fantastica panatura. Esatto. E in più, ragazzi, questo episodio, visto la settimana di San Valentino, sarà pieno di abbracci. Ma non è vero. Ma come, non l'avevi detto, è stata una tua idea. Intanto Brunaldo si è abbonato con Prime per la prima volta. Grande Brunaldo, grazie per il tuo supporto. Un bacione, benvenuto team, nel team degli eletti. Dov'è Serena? Serena, quando io sto qua, telare a testa bassa a letto. Serena, diventa fondamentale, mi aiuta con la regia, con le luci, legge i commenti. Iniziamo a lavorare. Ma prima delle spezie, dobbiamo fare una cosa ancora più importante. Cosa? Menar pollo. Vuoi menare tu? No. Non te lo senti? Io, sai, io ho smesso di fare certe cose. Doppia D come Santi Licheri di Forum. Ma la sentenza è solo. Io so quello che mette le palle sulla bilancia. Sì. Era il ruscio de Verdone. Era The College. College, esatto. College, ragazzi. Chi? Che ne sa? Ma che ne sa? Che ne sa Paolo, che è un minchia nato dopo il 90. Vuole far fan di Star Wars. Fatto inizia male. Dall'uno. La cosa più sbagliata che puoi dire. Cioè, se tu mi stessi sul cazzo, io ti direi: guarda vuoi vedere basta. Star Wars? Parti dall'uno. Fidati. Amico Fidati. Mio. Adesso è il momento delle spice. Quindi, ragazzi, qui abbiamo già la farina, lo zucchero di canna e il sale. Tra l'altro, ho comprato i dosatori proprio, il tablespoon, cup, sono a svolta. A me non piace Star Wars, dice Raymond. Oh. Beh, tu non ti meriti i seni prosperosi della tua donna. Tu meriti i seni di Jar Jar Binks. Allora, lei mi dice cosa e io faccio. Un tablespoon di paprika. Un tablespoon di questo grosso. No, che c'è un botto di paprika. Infatti è speziatino, no? Poi abbiamo 2 teaspoons di sale di cipolla. Vuoi cipolla o boccante? Comunque oggi ho visto il gruppo Ferrari. Ha ritirato fuori. Bello, ricordati che bucio. Quella va, quella va sempre ride. Secondo me Ferrazza è il classico boomer che nei gruppi dei WhatsApp manda tipo, sai, sti video vecchi dei De Sica, sì, no? Sì, no, sì, taglia, sì, tipo, sì, sì. Mentre sta là cagando e otturando il cesso di casa sua. Poi abbiamo un teaspoon di peperoncino. Poi un teaspoon di pepe nero. Eccolo qua. Poi abbiamo mezzo tablespoon di sale di sedano. Mezzo tablespoon di salvia. Ok. C'è la grande Samantha che entrò in live, ti ricordi, per parlare di sesso? Di sesso e non se ne andò più. E non se n'è più andata. Poi andiamo avanti con mezzo tablespoon di polvere d'aglio. Oh, che a me piace un casino, sai? Momento. Qua abbiamo mezzo tablespoon di allspice, che è una cosa che si trova in America. Qui non si trova, però può essere sostituita da mezzo tablespoon di cannella e un pizzico di noce moscata. Ecco, c'è un pizzico di noce moscata. Abbiamo mezzo tablespoon di origano. Ok. Sì, la polvere d'aglio la metto pure sul muesli la mattina. Mamma mia. Ma chi la scherza? Aspetta, questa è la Samantha. Ma stai scherzando? Mezzo tablespoon di basilico. Ok.
E chiudiamo con mezzo tablespoon di maggiorana. La maggiorana, eccola qua. Che adesso è più facile trovare la maggiorana che la maggioranza in Italia, vero? Gianfuri, vedi, proprio battute di alto livello. Esatto. Cioè, quasi da caffè letterario di sinistra. D'accordo, ragazzi, se volete vedere quelli che fanno... porco doppio, se il cazzo mi sono culato da solo, faccio mille persone. Ma non è quello che portiamo noi, no? No, questa è cultura. Noi non ci inculiamo col nostro stesso cazzo. No. Così mi per fare quella... insomma una metafora, sì, sì, sì. Parlavo... una metafora di Twitch. Parlavamo appunto di battute di alto livello e l'abbiamo confermato. Questa è proprio a livello, ti ricordi che bucio di quello, esatto, che ho fatto una metafora un po' fantastica, così sorniona, ragazzi. Diciamo. Prendiamo una chiara. Adesso dobbiamo prendere il pollo, immergerlo e poi passarlo dentro la farina, ecco. Quindi qui lo buttiamo nella chiara. Così. Ciao ragazzi, come va? Mancia cagarcazzo. Ma come? Da... ma come? Grande Danzano, non dar retta a questo mostro da fuori. Vedi? Chi è? Ah, il grande Ale del... ha vinto la tazza. Sì. Siamo andati sul tuo profilo e abbiamo trovato le tue foto con Salvini. Ora... non è che noi stiamo qui a fare i comunisti, no, o quelli di sinistra con Rolex o cose del genere, Casio. Ma comunque a tutto c'è un limite e quel limite si chiama Matteo Salvini. In Italia c'è libertà di scegliere il proprio partito, quindi non possiamo farlo quando siamo in Svizzera. Esatto, quindi le vostre leggi ce le sbattiamo al cazzo, esatto, cari amici. Che paura. Non siamo neanche in Europa. Ma questi li mettiamo fuori al fresco a riposare per un po' e poi li metteremo a friggere. Questa è la mia maledizione, perché io qualche giorno fa ho detto: ma lo sapete che forse il mio preferito è Paolo, dopo che abbiamo parlato di Football Manager? E ha avuto la stessa cosa di Wonderkid, che era il mio preferito, e poi si è rivelato un coglione. È scomparso. Atomico. È scomparso, né nulla. La Francia dice: oh, che io l'avevo detto che poteva essere il nuovo Wonderkid. E infatti non ci sbagliavamo, cara la Franci. Esattamente come lui, una delusione dietro l'altro. Sì. Comunque Star Wars non mi piace, però è un puzzle di Star Wars da 2000 pezzi. E il buon WAD è un puzzle di 2000 pezzi dei semi della tua fidanzata. Ma non è vero! Non è vero, è una gigantografia. Ad acquerello, però. Fatta da Monet, tra l'altro, se non era. Mettiamo il primo pezzettone di pollo, guarda come friccica. Tutti odiano Frodo, ragazzi, ma scrivete in chat chi preferite tra Paolo e Frodo. Io preferisco Frodo. Frodo tutta la vita. E voi? Allora, se tu fossi il personaggio del Signore degli Anelli, chi saresti e perché proprio Sauron? Ah, Teresina dice Aragorn, così io posso essere Liv. Puoi essere Liv nel senso che te ne vai. No, scherzo, amore mio. Già me ne sono andata. Esatto, tu sei Liv nel senso che te ne sei andata. Nessuno ha capito il perché comunque, perché te ne sei andata. Sì. E poi Teresa... faccio la mossa intelligente, me ne vado. Siamo stati 3 mesi benissimo insieme, amore mio, Faccio una cosa. Me ne vado un paio di settimane e poi torno. Tanto non c'è pericolo. Tanto non è che siamo in mezzo di una pandemia. Non c'è. È tornata, sono 2 mesi che se n'è andata via da me. Tra l'altro l'unico momento in cui è andata via, perché era l'unica che era immune al coronavirus e poteva salvarci la vita. Ho un presentimento, lo sento nella porta. Me ne devo andare. Me ne devo andare. Dai, una bomba. Faccio il pezzo DJ. Vuole comporre lei? Componiamo. Prego. Allora ragazzi, qui abbiamo una meravigliosa Heinz Barbecue Sauce. Qua facciamo... sai che farei? Che farebbe? A scacchi. A scacchi. Una e una. Ma dovrebbe essere bacon, una a una. Allora, giusto? Allora sei in grado. O sbaglio? Non mi ricordo, però. Vabbè, andiamo così. Mi fido di te. Ok, formaggio, bacon. Vadi. Bacon. And more bacon. And bacon strips, come diceva l'unico vero mealtime. Il mio inglese è sempre peggio. Formaggio, bacon. Bacon? Perfetto, ora guarda, colpo di regia, guarda che Tarantino levete, proprio levete. Esatto. Ecco, fatto, passiamo pure le luci che sennò sbarmella. Faccio tutto. Tipo, signorina, ecco solo un set di pentole, tipo visto come fanno quando c'è sta mastrota sotto che parla e quella non sa né che cazzo fa, no? Tipo che così. Stiamo per infornare il double down, da solo quella bottarella finale al bacon, squaglia un po' il formaggio e... esatto. Rende tutto più bello. Guarda come cola, come disperato. Me coglioni! Vogliamo parlare di questo. Vuoi fare una zoomatina? Beh, che fanno? Io lo fai vedere. Guarda che bella. Tu non lo vedi, ma ti sei inquadrato. Madonna, bella. Che triste, lo sapevo. Ma questo è anche più bello, ragazzi. Il double down. Ma che è sta roba? Ma che è? È il double down di KFC.
Vatta a mangiare la pasta burro e parmigiano. Su! È bellissimo. Nel frattempo, sì, tu fai le foto. Io faccio le foto. Io preparo lo shot. Beviamo e mangiamo. Ma io, allora, ragazzi, aspetta. Faccio una parentesi io. Levati. Ragazzi, Kokiro, voi lo vedete così sornione, così, esatto, no? Cazzarone. Ricordate, Kokiro, ragazzi, è barman. Esperienza, insomma, decennale. Oltretutto, è anche diretto dei pub a Londra. Insomma, non sei l'ultimo degli stronzi. Esatto. Come Paolo, invece. Ciao, Paolo. D'accordo. Quindi, noi facciamo un goccino. Non si fa attiva anche col liquido dei cetrioli, non ricordo male una cosa. Esatto, con la vodka, però. Noi facciamo un goccino di liquido di calapegno e un goccino di tequila. Tipo, se mi fa schifo la tequila, mi fa ancora più schifo il peperoncino. Anche a me. Cheers! Che merda! Dai, non è vero! Allora, senti. È piccantino. Piccante non è male. Speriamo che sia rosato come deve essere la carne di pollo. Di pollo. Perché a me piace il sangue, lo sì, sai? Sì, perché se non c'ho quel brivido di malattia. Mamma mia! Ragazzi, cheers. Panatura e certo. T'ho detto. Qual è secondo te la cosa più buona di questo panino? Dico la verità, il pollo fa la differenza. Tra l'altro, ragazzi, prossima live di lunedì, che facciamo? Big Mac contro Bacon King Rodeo. Ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima live. Bravo, sei arrivato alla fine del video, quindi che fai? Vuoi chiudere? Intazzardà, guardatene un altro paio, va. Ti rilasciamo proprio qui, alla schermata finale. Clicca e vedi un altro video.